16 unità abitative, una sorta di mini appartamenti con cucina in comune, sala da pranzo, una lavanderia, una ludoteca. È casa Ronald McDonald Roma Bello Sguardo, in via Aurelia, la struttura gestita dalla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, l'associazione no profit nata nel 1974 negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con l'obiettivo di offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura. Eleonora Corica, House Manager Casa Ronald Roma Bello Sguardo, spiega di cosa si tratta il progetto. Le famiglie nel momento in cui arrivano a casa Ronald, molte di loro chiaramente sono prive comunque di punti di riferimento, proprio perché comunque abbandonano la loro famiglia, il loro paese, la loro città per venire comunque in un paese in cui non conoscono nessuno. Nel momento in cui arrivano qui dobbiamo abbracciarle, dobbiamo insomma accoglierle a 360 gradi attraverso comunque uno staff presente nelle case Ronald, formato e professionale. Dall'apertura oggi sono state ospitate circa 3.500 persone. Le testimonianze di alcuni familiari ospiti nella casa Ronald a Roma. Se tutto il paese avesse tante case Ronald, cioè tante, sicuramente il livello sociale sarebbe più alto che va al di là dell'economia. Sono la mamma di un bambino di 7 anni, malato di leucemia. Veniamo da un piccolo comune della provincia di Latina, l'ultimo comune. E siamo qui in casa Ronald ormai da luglio e siamo a casa perché fortunatamente ho un'altra bambina malata, lo stesso di un'altra patologia, e quando siamo tutti e quattro insieme stiamo bene. E grazie a Dio abbiamo trovato delle persone che ci danno le mani, ti mettono le mani all'ombra e ti dicono che tutto starà bene. Numerosi anche i volontari che offrono il proprio tempo per giocare con i bambini e aiutare le famiglie in difficoltà. Da un punto di vista umano è stupendo. E poi questi bambini sono cresciuti tantissimo, nonostante abbiano pochi anni, ti insegnano veramente tanto. Casa Ronald ha completamente stravolto la mia vita in positivo, perché entrare a casa Ronald per me è ricaricarmi, uscire 1.000 volte più forte. E poi ho instaurato dei rapporti bellissimi con i bambini, con le loro famiglie, e quindi ecco, è soprattutto cuore. A volte alle 9 sono già qui, alcuni mi aspettano già, altri stanno per arrivare. Con i bambini e le mamme, abbiamo deciso di fare dei laboratori di cucina, quindi piastriamo, insomma, ci sporchiamo un po' le mani con i bambini, facciamo dei biscotti, la pizza, insomma, ci divertiamo, poi alla fine chi ha più fame, chi ha meno fame, si mangia tutti insieme. È un'esperienza bellissima che mi arricchisce ogni volta di più e questi bambini veramente ci danno tanto.